Salve vecchie rocce e benvenuti a questo nuovo appuntamento infrasettimanale con il Retro Week di Crash Bandicoot 2. E è un video bonus quello che state vedendo per recuperare determinati livelli, non tutti, della terza stanza e dell'inizio della quarta, che non vi ho fatto vedere perché erano andati perduti. Quindi iniziamo con Unbearable, dove verremo inseguiti da un orso gigante piuttosto che la classica palla di Crash Bandicoot. L'orso penso sia incazzato con Crash o perché lui è un topo oppure perché ha usato il suo figlio come slittino sulla neve, sul ghiaccio. Adesso vedremo. L'ho sempre ritenuto spettacolare questo livello. E durante la registrazione comunque del Retro Week, la prima volta che l'ho fatto, ho ritrovato un livello speciale che io definirei comunque il livello della morte, legato appunto a Unbearable. Tutto l'intero livello. Intanto, scusate, guardiamo l'animazione dell'orso che entra nella grotta, violentissima, la roba da vietato ai minori 14, si accompagna anche ai genitori. E quindi rifaremo anche il livello della morte di questo livello, quindi un livello bonus dentro un video bonus. E così. Questo video non so se verrà lungo, se verrà diviso in due parti, non lo so. Tanto guardiamo qui i Jakey, gli unici animali che incontreremo in questa sezione di Crash, solo in questo capitolo. Livello segreto. Allora, la prima volta l'ho finito anche benino, diciamo, però poi il vino è andato perduto e mi sono mangiato le mani. Una volta che faccio un video bonus decente, vediamo di finirlo come la scorsa volta, quindi non morendo più di tanto. Attenzione perché qui le tempistiche servono tantissimo, Franco vattene via. Spacchiamo tutto, ho detto spacchiamo tutto, ok. Non sono tanto i nemici qui a rompere, ma questo proiettile vagante che, esatto, crea problemi. E non pochi. Vattene via. Senza maschera, perché questi livelli penso che farli senza maschera siano impossibili. Quindi, insomma, è meglio avercela. Fuori dalle valle. Qua c'è da fare una mossa da pro che a pochi viene, ma che se non ti viene... infatti. Oddio. Ok, mettiamo qui, facciamo così. Ah, ho sbagliato il tempo. Tranquilli, siamo ancora agli inizi, possiamo permetterci qualche sbaglio. Qualche, non tutti. Ovviamente bisogna avere una maschera per andare avanti, secondo me, perché veramente è impossibile pensare di andare avanti senza una maschera e io la perdo, quindi tanto vale perdere la vita. Stiamo andando alla velocità della luce, forse dovremmo un attimo anche rallentare. Cacciamo via questo qui che crea problemi. Effettuiamo la mossa da pro, ok. Infame di merda, ok. Qua facciamo il salto della vita, ok. Un po' di miele. Seconda maschera. Attenzione. Quindi abbiamo due maschere, possiamo fare anche così, perfetto. Stai calmo. Quindi andiamo avanti. Senza morire, possibilmente. Livello della muerte. No, della muerte no. È un livello bonus dentro un video bonus, anche questo. Ok, stiamo andando veramente bene. Dovremmo effettuare un salto della fede per superare un bel pezzo. Al 3, 1, 2, 3. Vabbè, mi interessava della vita, perfetto.
Di nuovo l'orso, attenzione. Ah, ho sbagliato, vabbè. 3, 2, 1, via. Cosa? Perché? Mi è stata levata la maschera. Senza valido motivo, tra l'altro. Tanto abbiamo 41 vite. Via. La gemma in questo livello per la perfezione, per aver preso tutte le scatole, l'ho già presa, quindi... Vabbè, non stiamo lì a minarcela. Dica proprio a uno. Ma ci sarà una sorpresa comunque quando arriveremo... Perché saltate, maledette? Quando arriveremo all'ultima parte di questo livello. Attenzione. Tanto c'ho il joystick che... Eccola qui la sorpresa. Galoppete, galoppete. Corri, corri. Oh, oh, oh. Prendiamo a spallate questi bagagli. No, no, no. Io vorrei sapere che fine fa l'orsetto piccolo, ma va bene. Gemma l'abbiamo già presa. Ah, stavolta non l'avremmo presa per due scatole. E quindi un primo livello di questo video bonus è finito. Continuiamo con Bear Down, ovvero sempre il livello dell'orsetto, però guideremo solo lui. E che dovrebbe essere qua, Bear Down. Mi prendo, diciamo, i livelli più importanti di queste due stanze che faremo. Quelli un po' più... Wow. Questo era anche il secondo... Questo livello qui fu il secondo livello demo per presentare Crash Bandicoot 2 sulla Play 1. Attenzione. Ma perché devi camminare così con le zampe aperte? E chiudi le ostie. Sguardo intelligente di Crash. Tutti direte quale, scusa. Vorrei capirlo anch'io però. Attenzione. Vediamo di prendere tutte le scatole. La prima volta che ho registrato il Retro Week invece in questo livello non ho preso tutte le scatole, quindi di conseguenza non ho preso la gemma, quindi stiamo teoricamente lavorando per un obiettivo. Cerchiamo qui. L'ho presa, eh. Non l'ho presa, quindi anche qua mi è andata male. Vabbè. Sta andando tutto ok, mi dispiace solo per le scatole, maledizione, alle balenottere e a sti dottori maledetti. Tra l'altro qui è possibile trovare anche qua un livello, diciamo, segreto di Crash. Cioè, più che segreto, poi è un livello che porta alla sesta stanza segreta. Ma non ho intenzione di farvelo vedere perché, insomma, non ha senso, ci riporterebbe al livello della morte, e lì c'era la fine, ci riporterebbe al livello della morte di Plant Food, che non mi interessa, sinceramente. Vai! Avremmo potuto gestircela meglio, forse, però vabbè, era solo un livello dimostrativo, niente di che, ecco, volevo solo farvelo vedere. Lì in mezzo, dove avete visto quella piattaforma rosa, c'è il livello segreto, che non prenderemo ovviamente. Poche casse, pochissime veramente, ma ci va bene così. Proseguiamo questo questa esplorazione della terza e quarta stanza. Livello che vi volevo far vedere... No, qui sono finiti. Quindi andiamo nella quarta stanza, prima parte della quarta stanza, e vi farò vedere i livelli che ho affrontato nell'altro video. Quindi no, devi andare giù, porca miseria, è l'emozione, vai giù. Ok, sicuramente c'è stato Hanging Out di Git che vi ho fatto vedere, Cold Al Ruination che non so se ve l'ho fatto vedere, ma c'era soprattutto Behaving da sotto.
penso sia stato Dignit, 16, 17, 18, 19, quindi questi ve li ho fatti vedere, 20. Quindi i primi che vi voglio far vedere sono sicuramente Dignit, fa ridere solamente il nome Dignit, appunto. Ci sarà da ridere perché ci sono ovviamente api, apicoltori e fiori sputanti, che uccidendoli così ti danno un sacco di miele. Portarci qua, uniti i becchi. Anche qua, se non sbaglio, c'è un livello che ti porta alla sesta stanza, ma insomma diciamo che la sesta stanza di Crash 2 serve per recuperare o raggiungere livelli segreti o della muerte. Io poi vorrei capire perché questo fiore sputa in mezzo alle bombe pinguino, cioè ok. I totem non capisco mai che percorso facciano. Comunque vi ricordo che sabato e domenica questa ci sarà Retro Week su Crash Bandicoot 3. Inizieremo la terza avventura di Crash, ho deciso. Mi sono deciso a farla perché ormai, insomma, fatto l'uno, fatto il 2, non c'è 2 senza 3, quindi ben venga. È anche il titolo che forse sotto un certo punto di vista mi ha colpito maggiormente. Vuoi per l'innovazione, per gli strumenti inseriti come la moto, sci d'acqua e cose così. Ci divertiremo, ecco, non sarà noioso. Fiori di merda. Ma dai, dai, ne ho uccisi 200 a panciate e questo no. Va bene, cioè va bene mia tante, però va bene mia tante. Però devi lasciarmela la maschera, non mi offendevo mica. Attenzione, questa morte non l'ho mai capita cosa si tenga, Crash, se il pacco o la pancia, però vabbè. Stavolta bene anche. No, era questa che mi aveva ucciso. Momenti ci ricasco. Per sicurezza prendo il check e poi bonus. L'unico livello in cui ho saltato il bonus penso sia stato quello con i tempi aztechi, che io chiamo simpaticamente Temple Run, anche se Temple Run secondo me non approverebbe. Porca miseria, ci ho provato, mi sono spostato anch'io da il getto della bomba. Ovviamente il livello della morte non l'abbiamo sbloccato, essendo già morti un paio di volte. Sembra che le morti in Crash contino abbastanza. Le api, attenzione, sembra avere intorno tipo delle motorette anni 50, le special 50. Cremonini ringrazierebbe. Se guardi il video, Cremonini. Oh, infame. Qua prendiamo bene il tempo. Ora, zio povero, nei contenuti almeno. Tanto stiamo per guadagnarci una vita così, uno sbaffo.
meglio non incontrarle. Prendiamo bene il tempo di nuovo. Ma loro passano con la scossa? Mi sa di sì. Oh mio Dio, sono rischiato. Via. Tanto vedete Crash che si sotterra da solo. Ho già capito che prima o poi arriverà la sua ora. Diciamo che l'ora di Crash è arrivata quando l'Euro... No, non era... Beh sì, anche l'Euro Team sicuramente ha fatto il suo dovere. Però quando la Sierra Leone ha preso i diritti per... i diritti di Crash. Come rovinare un capolavoro. Grazie Sierra Leone, se stai vedendo questo video, sicuramente non mi stai a cagare, però vabbè. Ecco, lì in mezzo c'è un livello segreto, ma ovviamente non ve lo faccio vedere, vi porta alla sesta stanza, per quel che so. Un po' di pinguini, bomba. Questo? L'apicoltore maledetto. Stranamente se ti colpisce col... Ah, è morta l'ape? Ok. Se... attenzione. Se ti colpisce con il martello, ti mette sottoterra e soprattutto già con la bara, con la lapide. Va bene, finito questo livello, credo che non ne siano rimasti altri, sinceramente. Vabbè, sono qua, le scatole non prese sono quelle del livello della morte che non abbiamo fatto, ma va bene. E penso che altri livelli non ne ho da mostrarvi comunque, perché mi interessavano questi qui. Vecchiarocce, l'appuntamento di oggi è finito, se il video vi è piaciuto spolliciatelo, condividetelo, iscrivetevi al canale YouTube LucaGrax89 e alla pagina Facebook LucaGrax89. Bella vecchiarocce!